Ciao ragazze, rieccoci. Torno dopo tanto tempo con un video molto utile poiché mi è stato chiesto da tantissime ragazze, allora ho deciso di mostrarvi ancora meglio come si fa. Sto parlando appunto del cambio nastro per quanto riguarda le extension biadesive. Quello che dovete fare è molto semplice, molto più semplice a fare anziché a dirsi. Basta semplicemente che con la mano sinistra tenete la vostra fascia all'attaccatura ben salda, mentre con la mano destra, possibilmente con i polpastrelli di indice e pollice, andiamo proprio a togliere il nastro in eccesso, andando proprio a tirarlo quasi, no? E vedrete che proprio facendo un po' di leggera pressione con i polpastrelli, il nastro piano piano si sfila da solo. Sempre se non avete due fasce attaccate che si baciano, giustamente prima dovete staccarle l'una dall'altra e poi procedere appunto a rimuovere il nastro. Come vedete, tenete con la mano sinistra e con la destra tirate, tirate, sfilate piano piano il biadesivo facendo pressione con i polpastrelli. Per quanto riguarda invece la riapplicazione del nuovo nastro, è ancora più semplice della rimozione. Io, come vedete, uso una forbice aperta per incastrare dentro il rotolo del nastro in modo che non mi si chiude o comunque non mi dà fastidio. Basta semplicemente mettere il nastro nuovo sulla ciocca, che deve essere perfettamente allineato all'attaccatura, e poi per perfezionare il tutto, una volta che tagliamo il nastro in eccesso, meglio comunque andare a rifilare i bordi delle ciocche, specialmente se sono ciocche quelle con i bordi rotondi, meglio appunto andare a rifilarle con la forbice ed il gioco è fatto. Una volta che avete fatto tutto questo per tutte le fasce, sono solamente pronte per essere riapplicate.